Bene, gatto, sogno sognato. Sogno sognato, c'è per seguire che è sempre caro, va, va. Bene, qua. E allora, siccome abbiamo fatto questo pollo, che abbiamo mangiato noi con mia moglie, giustamente i sennecchi sono una potenza, ecco. Quando uno mangia, voglio sapere come ha paese, chi sta mangiando. E uno ci manda il video, no? Ci manda la fotografia e mia moglie, a me vede. E allora, abbiamo mangiato di questo pollo, come che lo sto prendendo adesso, e lo vuole fatto pita e poi un piccerino. E noi ci facciamo questo, e quello che è rimasto un poco, diciamo che abbiamo mangiato noi, ci mosciamo pure, allora, poi è mangiato o pescerito, e sopra. Comunque, mettiamo l'olio sopra, no? Così, guardate, che già è troppo caldo. Così. E facciamolo osovare a cipolla. Abbiamo fatto così come io sto facendo ora, l'abbiamo fatto come sto facendo ora. Allora, all'occasione faccio un video e basta. Allora, e il pollo, guardate, il petto di pollo, guardate, lo abbiamo tagliato così, tanto per cambiare, insomma, per mangiare il petto di pollo, così. Vedete? Ecco, dobbiamo stare qua a occhio che non si brucia, così, vedete? E il pollo lo passiamo nella farina, no? Così, diciamo che sono farina, perché poi ci serve per fare poi la salsa e tirare un pochettino di salsa. Un cristiano che si è che hanno, che mandano le fotografie, che c'è, che mangia. Quando il pollo già è tutto infarinato, così, vedete, la cipolla è tutta osovata, questo che si può fare il pollo, si può fare il tacchino, insomma, si può fare la carne. Quello che mangiate e si fa, vedete? E si rotola. Ora dobbiamo asciutare perché giustamente c'è un tema non chiappa della farina e gira a correre e gira a capire il frigorifero perché chiama a pigliare un vino. Asciutiamo e ne vediamo dopo. Ecco, guardate, vedete? Il fuoco. Quando è tutto osolato, così, no? Alziamo un pochettino il fuoco e facciamo prima, così. Ci mettiamo una spruzzatina di vino bianco. Carne bianca, vino bianco. Carne rossa, vino rosso. Guardate così, vedete? Si allontana dal fuoco perché sennò fa la lampa. Allora vanno a andare a capo e poi stanno a chiamare i pompieri. Ecco qua, vedete? Quando asciuga il vino, quando asciuga il vino, abbiamo fatto noi a parte un pochettino di brodo, vedete che magari c'è la pentola poco piccola, perché diciamo tu non mangia, adesso è stringe, e poi chi sa asciuga il telefono per mangiare quello lì. A c'è ne c'è la pazza, veramente c'è ne c'è la pazza. Io per me sta chiaro, ma basta sta mia. E allora, guardate così, e si allunga con i brodi, così, vedete? E facciamo asciugare pure un pochettino il brodo, perché che pollo, insomma, che si cuoce un pochettino. E allora, il brodo noi abbiamo fatto di carne,
Però ho potuto fare pure di verdura, come quello che ho potuto fare qua. Da questo punto aggiungiamo il sale, così. Aggiungiamo un pochettino di sale, così. E ce lo teniamo da parte, che dopo all'ultimo si assaggia e si vede tutto ciò. E giustamente un po' ispirati. In spiaggia c'è sempre il problema, che da cercare in spiaggia, di cercare se lo scordano così. Poi, se facciamo il lavoro è peroncino, vedete che si fa piccolo piccolo e si può buttare peroncino. In spiaggia perché ormai i sacci qua, cazzo ne ho, guarda, cazzo ne ho, dobbiamo che ci dipinghiamo le scarpe, perché poi c'è il lavoro della signora Landino, non è io, lo faccio, guarda, a questo punto aggiungiamo un po' di olive, se voi ce la mettete nere, verde, è uguale, se ce la mettete nero è meglio che si spezza il colore, e dopo aggiungiamo pesette, guarda. Noi abbiamo mangiato così e ci vogliamo la così giustamente perché qua i sennetti sono una potenza, guardate così, ecco, facciamo saltare tutto, ecco qua, e dopo ci aggiungiamo, sapete, il pomodoro fresco, fate tipo un picche pacche e ce lo buttate dentro. Se no anche quello è barato, pezzettine, così, guarda, fa pure lo stesso, no? Ecco qua, così. E facciamo cuocere questo di qua. Ora, assotiamo e ci vediamo dopo, vi faccio vedere un passaggio. E voglio salutare un ragazzo, un signore che si chiama Enzo, che scrive un messaggio, che ha preso il COVID, ha preso il COVID e mi ha scritto: sognaccio, meno male che ci sono i suoi video, perché passa il tempo che si vede i video. Comunque, assodiamo, ci vediamo dopo e salutiamo il suo ragazzo. Allora, dopo ci aggiungiamo un pochettino di prezzemolo. O se avete il basilico lo fate piccolo piccolo e ci mettete il basilico, così. Così. E per favore finire di cuocere, no? Perché poi che abbiamo messo il pollo nella farina, la farina cuoce, in questo caso che ci mettiamo il pollo, la farina cuoce perché sennò questa acidità non è messa a freddo, acqua e farina e stringono. Questo è pure importante, guardate, e ci mettiamo un pochettino di brodo, così, vedete? E si fa una specie di salsetta di questa stessa, vedete che bello illegale. Ora noi aggiungiamo l'altro pollo che abbiamo fatto e allunghiamo questo, e così perché mangiano di più persone. Ecco, ora lo andiamo a prendere appena asciutamo e ce lo mischiamo assieme a questo qua. E voglio risalutare sempre a tu, a tu, da 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 da
Perché i lavori, che c'è? Ma è Paolo, ma è qua? No. E allora? E voglio risalutare sempre il suo ragazzo, il signore, non so che età c'ha. Enzo e Vittorio, Gabriele Vittorio di Figarassi. Ciao e ci vediamo tapa! A questo punto, guardate, vedete come deve essere, bello denso con la sassa. E a questo punto siamo pronti per impiattare. Si assaggia di sale, se ci vuole sale che si aggiunge un pochettino di sale. Poi, se volete fare la pasta qua, basta che buttate pennette
mischiate tutto con le pennette, la mettete nella teglia, un poco di mozzarella sopra e la potete gratinare al forno. Siccome noi facciamo questo video, io no, non posso fare questo che vi ho detto. E allora, adesso lo impiattiamo e vi faccio vedere come viene impiattato. Il contenitore già è pronto, per chi casa vuole il peggio della gammas, il contenitore già è pronto, a parte effetto ci mettiamo il contenitore, perché cacciavamo l'ordinazione. Allora, guardate, questo lo mettiamo così. Bello, sistematello, piatto sempre sistematello quando è che si impiatta. Attenzione, in caso di nuovo risonante, venuto il direttore, è tutto casalamento. Attenzione, un pochettino di sassetta sopra, così. Ecco, ti mettiamo questo. E prima che viene il cameriere, giustamente se vuole il piatto, in caso di nuovo. Un piatto essere sempre pulito, sistematello, altrimenti poi ci sono le escursioni. Gli mettiamo un po' di basilico se ce l'avete, così, il basilico, la menta, insomma. E il pollo in umido con piselli e olive è pronto e pesciato. Bene, a tutti, lo sognato e salutiamo sempre il signor Enzo da una pronta guarigione e cambiare le vetture di regalato. Bene, a tutti.